Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Comuni alla ribalta, la nostra trasmissione che vi racconta tutta la storia, le tradizioni, la cultura, l'attualità di tutti i piccoli grandi centri della nostra regione Emilia-Romagna. Buonasera Luca. Ciao Martina, buonasera a tutti. C'è una leggenda che racconta che un giorno il vescovo di Lodi, che era solito passeggiare per i boschi e per le pinete che circondavano la città, si imbatté in una cerva sul suo cammino. L'animale lo riconobbe come uomo di chiesa e si inginocchiò davanti a lui in segno di devozione. Da quel giorno quella città, che allora si chiamava Ficocle, che era il nome di origine greca, venne chiamata Cervia. Qui siamo attorno al X secolo. Questa versione è rimasta così tanto cara ai cervesi che hanno rappresentato nel loro stemma comunale una cerva dorata inginocchiata sul terreno verde. La storia di Cervia è legata alla produzione del sale. Le saline erano probabilmente già in funzione fin dal periodo etrusco, sono tuttora in funzione. Noi siamo andate a visitarle, ma vogliamo raccontarvi un poco una Cervia a 360 gradi fino ai giorni nostri, una delle località turistiche più rinomate della nostra regione. E poi un compleanno importante. Milano Marittima compie 100 anni, quindi diciamo la località patria dei divertimenti è nata nel 1912 dalla volontà di un gruppo di milanesi che decisero di farne la loro località delle vacanze. Ma c'è tantissimo da dire, quindi cominciamo subito a conoscere i nostri ospiti di questa sera. Buonasera Emanuele Neri, buonasera. Consigliere di amministrazione del Parco della Salina di Cervia. Buonasera a tutti. Noi siamo stati, vedremo delle belle immagini delle saline tuttora funzionanti. Sì, sono tuttora funzionanti in quanto nel 1998 l'ex diciamo struttura che dirigeva la salina, quindi il monopolio di Stato, decise di abbandonarle in quanto definite improduttive. Poi nel dicembre del 2002 insomma si è instaurata questa società partecipata che tuttora sta gestendo la salina. Insomma. Ecco, tra l'altro vedremo anche delle immagini di un museo che ha sede all'interno del magazzino del sale, un edificio del 1600. Esattamente, il museo è gestito da diciamo volontari del gruppo culturale della Civitta Salinara, che sono ex salinari tra l'altro. Insomma gestiscono diciamo questo museo che ha un pochettino il ricordo, la memoria di tutto quello che è il lavoro diciamo svolto nei tempi. Benissimo, accanto a lei siede Roberta Penso, presidente di Assotel della provincia di Ravenna, benvenuta. Buonasera. Non ha bisogno di presentazioni né Cervia né Milano Marittima dal punto di vista turistico, perché sono località molto conosciute. Come sta andando il settore? Il settore sta affrontando logicamente un periodo molto difficile, però è un settore molto agguerrito, quindi stiamo diciamo limando le unghie per essere i più competitivi di fronte sia alla competitività nazionale che internazionale. Diciamo che quando il gioco si fa duro, i duri devono iniziare a giocare e quindi sfodereremo tutte le nostre carte in mano. Beh, possiamo dire comunque che stiamo parlando di una località che ha il mare, ha le pinete, patria dei divertimenti serali, ma anche tanta attività all'aria aperta e poi un bellissimo golf club, uno dei più importanti della regione, e direi e anche tante una attrattività. E direi bella. Anche una grande professionalità, una grande qualità di tutte le strutture ricettive, sia alberghiere che extra ricettive. Benissimo, accanto a lei siede Aldo Ferruzzi, direttore sanitario delle Terme di Cervia, benvenuto. Benvenuto. Buonasera, grazie. Direttore, non direttore sanitario, direttore generale. Direttore generale, anche sì, le terme sì. Non hanno bisogno di presentazione, sono veramente sicuramente un fiore all'occhiello. Fanno parte di quel meraviglioso mix che abbiamo in questo territorio di Cervia Milano Marittima, offrendo appunto con le acque madri che vengono dalle saline, madri proprio perché hanno generato il sale, c'è la possibilità diciamo di curare anche la propria vacanza. Chi sceglie di venire in questa località ha anche questa ulteriore opportunità di relax, di star bene, di fare dei bagni, delle acque ipertoniche, uniche, molto salate e per ritrovare una situazione simile bisogna andare nel Mar Morto, quindi sicuramente un'opportunità unica di benessere, di relax e di prendersi cura di sé per quanto riguarda l'aspetto fisico. Poi ovviamente nella località abbiamo pineta, spiaggia, passeggiate, opportunità in salina, quindi un benessere veramente a 360 gradi. Al suo fianco Mario Baldassarri, presidente di Federeventi Italia, benvenuto. Buonasera. 2012, l'abbiamo anticipato, sarà un anno significativo soprattutto per Milano Marittima che festeggia 100 anni, quindi già una riviera animata quest'anno avrà di che festeggiare ulteriormente.
Certo, Cervia è un comune molto importante perché non è solo il comune della città di Cerve, ma anche di Milano Marittima, Pinarella e la Tagliata anche, e anche all'interno diversi paesi molto interessanti. Quindi è una realtà variegata da Milano Marittima fino a Pinarella, dove si danno delle offerte diversificate, quindi si può trovare di tutto e si può dare soddisfazioni a qualsiasi esigenza. Poi ci sono delle eccellenze come le saline, come le pinete, che abbiamo delle pinete importantissime, e Cervia potrebbe anche chiamarsi, io l'ho detto tante volte, Cervia Terme, perché potrebbe promozionare sia le città che le terme facendo due cose in contemporanea. Tantissimi sanno che a Cervia ci sono le terme, però così lo saprebbero tutti. Ecco, quindi mi auguro che questa cosa in futuro possa avvenire. Al suo fianco Sauro Bernabei, vicepresidente della CNA di Cerve, ma anche produttore di piadina, che assieme al pesce sono alcune dei piatti tipici che possiamo gustare a Cervia. Buonasera a tutti. Sì, soprattutto produttore di piadina romagnola, visto che è cominciata un po' nel suo piccolo dentro Cervia con signore coi fuoconi, la bombola del gas a fianco, in maniera molto rustica, e poi man mano che si sviluppava la Riviera Romagnola si è sviluppata anche la produzione della piadina romagnola, e penso che sia anche un orgoglio considerare un'eccellenza anche questo nell'ambito del turismo di Cervia, e anche di questo sono orgoglioso, perché posso permettermi di dire che forse noi i turisti li prendiamo anche un po' per la gola. Esatto. L'enogastronomia è altrettanto importante come il territorio. Assolutamente. Poi anche il binomio enogastronomia, turismo e il resto, che è una carta vincente. E se ne sente proprio anche il bisogno, perché ogni qualvolta ci si presenta anche fuori dal nostro ambito, abbiamo un riscontro molto forte nel lavoro che facciamo. E allora, c'è moltissimo da scoprire, ci sono molte cose da raccontare su Cervia, su Milano Marittima. Noi vogliamo cominciare subito conoscendo le saline dal vivo. Siamo andati a vedere il centro visite, da dove partono anche le escursioni turistiche, subito dopo questa brevissima interruzione pubblicitaria. Ci troviamo a Milano Marittima presso il ristorante Le Bontone, siamo in compagnia del titolare Loris. Loris, parliamo di questo ristorante che è nato proprio di recente. Sì, questo ristorante è nato 2 mesi e mezzo fa, che prima era l'ex Circolo Bridge qui a Milano Marittima. Noi abbiamo creato un ristorante in tema del Settecento francese. Un tema che comunque non rispecchia in pieno la cucina, perché ci troviamo in Romagna e proprio la Romagna è quella che ispira i vostri piatti. Sì, noi facciamo in prevalenza pesce, comunque sempre tradizionale come si mangia qui da noi in Romagna, con qualche piatto un po' più curato e con una piccola tipologia di lavorazione un po' diversa dal solito che si trovano, con anche piatti normali, tradizionali che si possono trovare meno male qui in tutta la Romagna, e con qualche scelta di carne per chi non ama il pesce. Ecco, diciamo un ristorante a prezzi assolutamente alla portata di tutti, che tra l'altro dedica anche delle serate speciali. Sì, per adesso facciamo il venerdì e il sabato sera con il pianista, con un menù fisso se uno vuole a 40 euro, quindi diciamo proprio che direi proprio di sì, che i prezzi sono veramente alla portata di tutti. Allora, ricordiamo il ristorante Le Bonton, siamo a Milano Marittima, dove esattamente? Praticamente siamo a Piazzale Napoli in Viale Matteotti, a 200 metri dalla rotonda Primo Maggio, internamente con un parcheggio privato. C'è la possibilità tranquillamente di avere il parcheggio riservato sotto qui al ristorante e poi venire a cena da me. Da oltre 25 anni l'officina Maier di Cervia si occupa della riparazione completa di macchine a movimento terra, perforatrici, macchine operatrici edili e stradali. L'officina Maier è dealer del marchio Cummins ed è specializzata nella revisione di motori diesel, industriali e marini, con la realizzazione di diagnostica computerizzata. Inoltre, l'officina Maier è qualificata per la riparazione di pompe e motori oleodinamici, trasmissioni, riduttori e assali. Costruisce e monta impianti oleodinamici, di ingrassaggio automatico, di aria condizionata, impianti elettrici e sistemi antifurto. Maier inoltre si occupa di applicazioni speciali di attrezzature con relativo collaudo e certificazione ed esegue la riparazione di carri e sottocarri, telai e parti di usura. L'officina Maier è attrezzata per fornire servizi di tornitura,
barenatura, carpenteria, verniciatura ed elettrauto e dispone di autofficine mobili per riparazioni in ambito regionale e nazionale. Mair offre ai propri clienti ricambi di ogni marca e una vasta gamma di filtri, componenti meccanici, oleodinamici, elettrici ed elettronici e la costruzione di tubazioni flessibili con spedizioni giornaliere e senza limiti di distanze per soddisfare ogni richiesta con celerità e competenza. Officina Mair a Montaletto di Cervia in via del Lavoro 33. Ben ritrovati in studio, Comuni alla ribalta dedicata a Cervia e Milano Marittima, andiamo a visitare le saline. Lo facciamo partendo dal centro visite assieme a Cresia Barnabè. Vediamo. Questo qui è il plastico che riproduce la salina di Cervia e fa vedere la suddivisione nelle varie vasche di come entra l'acqua e come appunto si produce il sale. Con l'acqua che entra inizialmente da questo canalino qui, che è il canale immissario, acqua di mare ovviamente, e viene inizialmente espansa nelle vasche del vallone, poi sale su attraverso un doppio giro, entra nelle vasche del bottone e poi in tutte quante queste vasche qua esterne. Viene lasciata per circa un mesetto, poi fatta entrare all'interno di queste altre vasche, quindi con ciclicamente dall'esterno verso l'interno, intanto che rimane qui l'acqua si concentra e qui abbiamo la separazione per precipitazione di un primo sale che sono quelli della famiglia dei carbonati. Poi l'acqua viene fatta entrare qui dentro, aumenta ovviamente di concentrazione perché rimanendo sotto il sole con l'avanzare della stagione appunto evapora e si ha la precipitazione dei solfati per poi entrare all'interno qui dei bacini salanti. Sono 12 vasche dove l'acqua è molto molto concentrata, arriva addirittura quando viene immessa a 230 kg di salinità per metro cubo di acqua e qui inizia a precipitare il cloruro di sodio, che è proprio il sale che ci interessa, quello di Cervia. Quindi abbiamo proprio una suddivisione in vasche per arrivare ad ottenere il sale da cucina, altrimenti avremmo la precipitazione di tanti diversi tipi appunto di sali che andrebbero a rovinare il gusto del cloruro di sodio. Qui siamo allo stabilimento del sale e dietro di noi che cosa vediamo? Beh, c'è una montagna di sale, che è il sale, almeno quello che rimane del sale raccolto l'estate scorsa. E ce n'è tantissimo. Ma in realtà, ce n'era 6-7 volte tanto. Il procedimento che ci hai raccontato prima, qui avviene la lavorazione finale. Sì, questo qui appunto è lo step finale, quando appunto dopo la raccolta, che si tiene verso la fine di agosto, viene accumulato qui appunto in grosse montagne e poi all'occorrenza viene preso tutto quanto esternamente, presenta una crosta spessa che lo protegge proprio a mo' di coperchio e viene scalzata via, dentro il sale rimane bianco e granuloso, poi viene portato all'interno degli stabilimenti e confezionato. Qua vediamo diversi stabilimenti, sono comunque degli edifici che risalgono a che periodo, sono attivi da moltissimi anni. Allora, che la raccolta così industriale la si ha dal 1959, prima invece era una raccolta multipla, artigianale, quindi fatta proprio manualmente dai salinari, a mano, con degli strumenti attrezzi tipici in legno. E dopo il 59 si è deciso di destrutturare tutta quanta la salina e trasformarla in salina a grandi vasche, conduzione appunto industriale e raccolta unica, proprio perché avviene in un unico periodo. Cresia, qui siamo davanti all'ingresso del centro visite, questo è il punto di partenza per le vostre escursioni? Sì, centro visite Salina di Cervia, gestito dalla cooperativa Atlantide, e ci occupiamo appunto delle escursioni, delle visite guidate all'interno dell'oasi della Salina di Cervia, che fa parte del territorio del Parco del Delta del Po. E abbiamo diversi tipi di attività in base al tipo di pubblico,
con offerte di escursioni guidate in bicicletta, in barca elettrica, in passeggiata a piedi e per qualsiasi tipo di utenza, dall'adulto fino ad arrivare ai gruppi organizzati e anche attività didattiche. Emanuele Neri, noi abbiamo visto il cumulo di sale, eravamo presso gli stabilimenti del sale, ma come funziona esattamente al giorno d'oggi l'estrazione, i vari procedimenti? Come dicevano giustamente, all'inizio, agli albori della salina, nel 1959 per l'appunto, veniva fatta un diverso tipo di raccolta in cui ogni famiglia gestiva la sua piccola salina, quindi un sistema di raccolta multipla. Poi vi è stato appunto questo input di natura industriale in cui si sono creati dei bacini chiamati ranghi che servono appunto per la raccolta unica, quindi in un unico periodo dell'anno. Viene fatta una raccolta con mezzi meccanici e chiaramente dà luogo a queste bellissime montagne di sale che qualsiasi cittadino fruitore di Cervia può vedere venendo in direzione di Cervia, perché insomma le direttrici principali statale 16 o provinciale per Forlì consentono di vedere questo spettacolo meraviglioso. Quante tonnellate vengono prodotte? Ecco, questo è un dato che non è possibile quantificare perché non abbiamo un sistema di gestione del peso, però sicuramente tantissimo. Ha parlato di lavorazione industriale, c'è invece una salina che è ancora rimasta all'epoca precedente, la salina Camillone, giusto? Sì, ecco, questo è fra virgolette un piccolo scorcio di salina che vogliamo mantenere, soprattutto il gruppo culturale Civitta Salinitana fa di tutto per mantenere, in maniera tale che serve essenzialmente per due cose, quella di mantenere vivo quello che è la tradizione del salinaro, quindi l'utilizzo di strumenti manuali e la movimentazione delle acque proprio a livello manuale. E addirittura, a differenza nostra, che magari utilizziamo anche qualche strumento per la quantificazione del livello di sale disciolto nell'acqua, loro usano le mani, quindi è una cosa veramente meravigliosa vederli lavorare. In seconda battuta serve anche come laboratorio all'aria aperta perché tanti ragazzi o anche persone che vogliono intraprendere questa attività, perché noi tuttora stiamo assumendo personale per questo tipo di attività, possono imparare il mestiere direttamente sul campo. Quindi anche alla salina Camillone c'è un seguito, viene tramandata questa conoscenza, questa tradizione. Sì, esatto. Ed è possibile per i turisti andare a visitare e vedere, fermarsi per vedere come funziona, perché vengono ancora utilizzati gli attrezzi originari. Gli attrezzi originali in legno, quindi e poi soprattutto vi sono le maestranze dell'epoca, perché tanti salinari erano in attività chiaramente in tempi recenti, però sono salinari veri, di tradizione. Quello del salinaro è un lavoro che si tramanda da padre in figlio. Chi è che è salinaro oggi? Ora purtroppo, come tutti i mestieri artigianali, non è un po' cessata l'abitudine di tramandarsi la dote, fra virgolette, però storicamente è sempre stato così. La famiglia gestiva la salina e di padre in figlio si tramandava il mestiere. E tutte le conoscenze che servivano a produrre sale migliore di quello della famiglia Versailles, della famiglia di fianco. Quindi adesso ci sono dei giovani appunto che si avvicinano al mondo della salina. La cosa importante e bellissima, a mio modo di vedere, della società che attualmente gestisce, una società partecipata che gestisce la salina di Cervia, è quella di poter dare un'occupazione allo stato attuale a 22 persone. La media di età è intorno ai 30 anni, quindi sono persone anche abbastanza giovani, e chiaramente riusciamo a tenere in vita sia il mestiere che la salina stessa, ed è sicuramente encomiabile dal punto di vista quantomeno dello scopo aziendale. Ecco, allora noi continueremo a parlare di sale e di saline, anche perché questo ecomuseo è sia all'aperto con la salina del Camillone, ma anche al chiuso, quindi c'è questa bellissima struttura del 1600 che è il magazzino del sale, che ora è un museo ed è possibile visitarlo. Noi ci siamo andati, lo vediamo subito dopo la pubblicità.